Il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2014 e ha iniziato l'esame del collegato alla finanziaria 2015. Dopo le relazioni e il dibattito generale, sono stati approvati 22 dei 47 articoli. Niente ticket sanitarie in Piemonte per curare le donne che hanno subito violenze. Lo prevede una mozione approvata in aula per la giornata contro la violenza sulle donne che impegna la Giunta a garantire l'esenzione. Si è conclusa la rassegna Rights on the Movie, diritti al cinema, realizzata dal Comitato regionale per i diritti umani con AIACE. Dall'inizio ottobre oltre 1500 spettatori hanno assistito al Cinema Romano di Torino alla proiezione di 8 pellicole sulla difesa dei diritti umani nel mondo. Una campagna di informazione per le vittime, la proiezione di un film e un convegno a Palazzo Lascaris. Sono state molte e significative le iniziative promosse dal Consiglio per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nell'ambito degli Stati Generali dello Sport, il Consiglio regionale patrocina con CONI e Città della Salute di Torino la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Movember in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione del Tumore alla Prostata. L'impegno delle donne in politica, il lavoro, la salute. Di questi altri temi chiave per favorire la partecipazione femminile alla vita politica ed economica del Piemonte si è parlato a Palazzo Lascaris, che per un giorno si è trasformato nel Palazzo delle Elette. Una giornata di studi e una mostra a Palazzo Lascaris su beni culturali e paesaggio tra Langhe, Roero e Monferrato. L'ha organizzata il Consiglio regionale con l'Università di Torino e l'Associazione Culturale Antonella Salvatico.